Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati addentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Andremo a vedere come sempre gli argomenti principali trattati dai giornali di questa mattina, quelli su carta stampata, poi naturalmente daremo un'occhiata anche alla stampa telematica, sia quella locale che quella nazionale. Vediamoli allora questi eh, titoli eh, per quel che riguarda appunto i eh, quotidiani, cominciando dalla provincia che titola su eh, questa notizia che riguarda il teatro Traiano, collaborazioni d'oro al Traiano, questo il titolo del, del, della provincia direttore artistico e sovrintendente due incarichi complementari per un totale di 134 mila euro il teatro cittadino come alla scala di Milano in un periodo di vacche magre in cui l'amministrazione fatica ad andare avanti, questo è quanto scrive eh, la provincia titolo che troviamo naturalmente anche nella pagina interna Traiano d'Oro collaborazioni da 134 mila euro, la giunta ha deliberato il programma per l'affidamento degli incarichi per l'anno 2013, il Teatro Cittadino Coma Lascana di, Limano, di Milano, un direttore artistico e un sovrintendente. Questo è appunto quanto scrive il quotidiano La Provincia su questa eh, notizia, dopo questa delibera di giunta per, eh, che peraltro insomma, è stata approvata eh, nell'aprile eh, scorso che è, è, è indubbiamente destinata a far discutere. Vediamo però il servizio su questo argomento. Si parla tanto di contenimento dei costi, di crisi, di riduzione della spesa pubblica, ma molto spesso la teoria e le buone intenzioni non coincidono affatto con la pratica, almeno stando alla delibera di giunta numero 108 del 14 aprile scorso, che ha come oggetto il programma di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2013, un atto con il quale è stato proposto di deliberare l'approvazione del programma relativo agli incarichi di collaborazione in coincidenza con cinque attività, al primo punto si parla di valorizzazione ed eventuale allenazione del patrimonio per un importo pari a 47.237 euro, al secondo invece di razionalizzazione cronologica degli strumenti urbanistici per un importo pari a 43.860 euro. Passiamo all'ultimo punto, legge anticorruzione per un totale di 18.000 euro, visto che il terzo e il quarto punto inseriti in delibera meritano un discorso a parte, due incarichi di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa. Scadenza 30 giugno 2014, come per gli altri tre, relativi al teatro Traiano. Nel primo caso si parla del direttore artistico, per un importo da 91.800 euro, nel secondo, del sovrintendente, il cui importo è pari a 42.360 euro. E ci si interroga sulla necessità di avere due figure complementari al vertice del teatro comunale, proprio mentre la questione HCS continua a tenere banco e l'amministrazione è costretta a fare i salti mortali di fronte ad ogni spesa da affrontare per quanto piccola possa essere. Ci si consola solo provando ad immaginare la cultura civitavecchiesi al pari di quella lombarda, considerato che proprio il teatro alla scala di Milano, al pari di quello locale, avverte la necessità di lavorare con un direttore artistico e un sovrintendente. E questo dunque è quanto, ehm, quanto si dice per quello che riguarda queste collaborazioni d'oro al teatro Traiano. Andiamo avanti e vediamo invece che, per quel che riguarda il Messaggero, l'apertura è completamente diversa. Si parla eh, di, ehm, di lavori, presto altre due rotatorie. Questo è il titolo per quel che riguarda il messaggero, tra via Lenenni e via Izzi alla Mediana e all'intersezione con il quartiere di Campo dell'Oro, manutenzione delle strade, ora tocca via Terme di Traiano, poi si prosegue con le periferie, queste le opere pubbliche che sono state appunto messe in cantiere dall'amministrazione comunale. Una notizia che eh, troviamo anche nella pagina eh, interna eh, per quel che riguarda eh, la provincia la riqualificazione si sposta a San Liborio, questo il titolo scelto dal quotidiano eh, la provincia, invece su questi eh, interventi eh, di restyling che proseguono Tidei dice utilizziamo i mutui già accesi questo è quanto scrive eh, il mh, quotidiano la provincia eh, su questa eh, conferenza stampa che ieri ha visto protagonisti l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi ed il sindaco Pietro Tidei, i quali appunto hanno spiegato quelli che sono i lavori in cantiere eh, per i prossimi mesi in città. Sentiamoli allora direttamente dalle parole del Sindaco. Tantissimi progetti e i lavori che questa amministrazione, grazie all'assessorato ai lavori pubblici, ha messo in cantiere, alcuni dei quali sono già terminati. Molti lavori, abbiamo fatto un lunghissimo elenco che è inutile qui ripetere. lo stiamo partendo con tanti lavori, abbiamo già asfaltato le strade del centro, stiamo completando l'asfalto delle rimanenti strade del centro, adesso stiamo aggredendo le periferie. Cominciamo da San Liborio, rifacendo alcune strade, San Gordiano e Campo dell'Oro, ma in modo particolare metteremo in sicurezza tutte quelle strade che ancora sono piene di buchi Quindi una parte saranno asfaltate, una parte saranno messe in sicurezza. Stiamo lavorando sull'ecocentro che è pronto, appena pronto l'ecocentro entro maggio siamo in grado di far partire la differenziata entro luglio che è il termine ultimo entro il quale la Regione ci dovrebbe dare i soldi per la raccolta differenziata che è anche un obiettivo di questa amministrazione che si era dato e che sicuramente porteremo avanti. In più rimetteremo in sesto via Matteotti e tante tante strade che sono importanti per la città, ma le due cose più importanti è che riqualificheremo l'ingresso nord per cui è pronto un appalto che si aggiudicherà tra qualche giorno di un, miliardo e due per un milione e mila euro Che sono l'accesso nord e ripreso anche l'accesso sud, in modo tale che avremo una città che chi entra da nord a da sud troverà una città assolutamente qualificata. Poi abbiamo pronto diciamo, il progetto che ormai eh, dovrebbe essere definitivo: delle due rotatorie, una via Pietronenni per andare a San Liborio, Izzi e Pietronenni, e l'altra rotatoria che faremo alla mediana, anche lì che ce la chiedevano in molti perché c'erano molti incidenti. Quindi mi pare che dopo la Marina, dopo l'impegno ad aprire la, la passeggiata e soprattutto dopo che abbiamo riempito con varie iniziative, che l'abbiamo vista già il primo maggio, questa città insomma, si avvia a diventare una città diversa da come l'abbiamo trovata. Sono passati 11 mesi per dare già un segno di cambiamento a questa città. Quindi ci auguriamo che su questa strada, se oggi in 11 mesi siamo riusciti a mettere in piedi tutto questo popò diciamo, di lavori. Riteniamo che, insomma, nel giro di qualche tempo riusciremo a dare una svolta definitiva all'immagine e anche alla bellezza di una città che in questi anni era ridotta molto male. E queste dunque le parole del sindaco Dei in merito ai lavori che stanno per iniziare. Andiamo avanti però naturalmente con le altre notizie perché ad esempio oggi è un giorno importante per quello che riguarda appunto la questione HCS. Titolo che troviamo a centropagina su entrambi i quotidiani, la provincia ad esempio titola proprio Concordato MAD c'è attesa per la firma, questo il titolo del quotidiano. Del quotidiano la provincia eh, e poi eh, il caso HCS: il debito sarà dilazionato in sei anni come richiesto dai liquidatori. Lettera di Tidei a Zingaretti: la situazione della holding è drammatica. Questo è quanto scrive appunto il quotidiano eh, La Provincia. Andiamo a vedere anche nella pagina interna questo eh, titolo. Eh, con... Il debito MAD sarà dilazionato in sei anni. Questo è quanto scrive eh, appunto il quotidiano La Provincia. HCS ci attesa per la firma sul concordato proposto dai liquidatori. Tidei scrive a Zingaretti la situazione. È drammatica, questo eh, è appunto quanto scrive il eh, quotidiano La Provincia su questo argomento. Ma dicevamo che l'argomento è trattato a centropagina anche da Il Messaggero, eccolo qua, infatti il, il titolo concordato HCS attesa per oggi la firma della eh, MAD. Questo è quanto scrive anche Il Messaggero su questo argomento. Intanto, di idee appunto, scrivi a Zingaretti: La Regione ci aiuti a salvare la holding tramite Lazio Ambiente. Questa appunto la trattativa che viene sottolineata. Eh, anche sulla pagina de, il quotidiano, del quotidiano Il Messaggero dove troviamo anche quest'altra notizia ovvero ehm, che riguarda il porto perché entro l'anno eh, a Molo Vespucci eh, ci sarà un archivio storico del porto questa è eh, l'iniziativa che viene presentata dal Messaggero e che troviamo anche all'interno della pagina del quotidiano La Provincia eh, eccola qua mh, un archivio storico per l'autorità portuale, questo il titolo firmato un protocollo con il Provveditorato alle Opere Pubbliche, già a fine anno potrebbe essere aperto al pubblico, è il primo passo di un grande progetto messo in eh, cantiere troviamo questo titolo eh, anche nella parte interna l'autorità portuale avrà il suo archivio storico, questo il eh, titolo firmato, il protocollo a fine anno sarà aperto al pubblico, questo appunto è quanto scrive ancora su questo argomento il eh, quotidiano. La Provincia. Poi eh, ci sono naturalmente anche altri argomenti, come eh, per esempio questo che riguarda eh, questa iniziativa interessante eh, che riguarda i pensionati, una carta d'oro per favorire i pensionati. Questo è il titolo scelto dal quotidiano La Provincia, questa importante iniziativa del supermercato eh, EMI. Andiamo a vederla appunto anche nella parte. Eh, interna, perché troviamo questo titolo, una carta sconto per i pensionati. Eh, singolare iniziativa che vede protagonista il supermercato Emi di San Liborio. L'amministratore delegato Giancarlo Paola eh, dice in questo modo intendiamo dare un aiuto eh, concreto. Se l'iniziativa avrà successo e porterà benefici ai cittadini, la estenderemo ad altre categorie. Di questi tempi, davvero un'iniziativa molto interessante. Andiamo a sentire allora nel dettaglio di che cosa si tratta con le che abbiamo realizzato. Vediamo un'importante iniziativa sociale soprattutto in questo periodo di crisi. Eh sì, eh, abbiamo sposato l'iniziativa di Emi in, in una settimana praticamente perché abbiamo avuto i contatti che ci hanno coinvolto in questa bella iniziativa che andrà ad aiutare le fasce in difficoltà. Diciamo loro stanno pensando ad una carta argento per le persone da 60 anni che chiaramente siano pensionati allargando alle fasce meno ambienti diciamo, i problemi che, eh, della spesa di tutti i giorni, quindi da quello che diceva l'amministratore delegato eh, parlava dei prodotti di prima necessità, anche per, ehm, diciamo, per il corpo, quindi per lavarsi, per queste cose qua. Noi l'abbiamo sposata perché come assessore dei servizi sociali la, la situazione è pugno tutti i giorni, ricevo telefonate, incontri, persone che... In questo momento ci sono grosse difficoltà. Quello che vogliamo sottolineare, come ha già detto il sindaco prima in conferenza, che questa iniziativa la fa EMI perché ce l'ha venuta a chiedere. Noi speriamo che anche gli altri gruppi, i grandi gruppi, possano fare quello che stanno facendo loro, che noi andremo subito a, a prendere come positiva. Sfruttando questa iniziativa si cercherà di aumentare le categorie? Credo di sì, spero di sì e sarà una richiesta che farò io come assessore dei servizi sociali perché stiamo facendo uno studio, stiamo cercando di capire veramente quali sono le fasce che sono in difficoltà di quello che stiamo riscontrando sono eh, oltre i pensionati chiaramente con le pensioni minime e quant'altro, sono i più giovani. Non so se avete visto gli ultimi dati che parlano del 38% di disoccupazione giovanile, se non sbaglio Civitecchia sta un punto e mezzo sopra a livello nazionale. Stiamo cercando adesso, abbiamo parlato, adesso, parlato anche con il amministratore delegato, delegato, di cercare di allargare altre fasce. Lo possono fare Conad, Coop, Elite, altri gruppi, noi siamo qui a disposizione, stiamo preparando lo studio che stiamo facendo da mandare a loro perché mangiare è la prima cosa, è il bene primario, se c'è questo diciamo, le famiglie stanno un po' più tranquille. E infatti questo è in effetti il motivo di questa eh, interessante iniziativa eh, che per ora appunto riguarda gli anziani, i pensionati, ma che come abbiamo sentito potrebbe anche allargarsi ad altre eh, realtà. Eh, vediamo invece mh, la, uh, la questione primo maggio, perché appunto c'è stato il primo maggio e eh, naturalmente come al solito ci sono molte iniziative. Ad esempio eh, c'è eh, questo titolo che troviamo sulla pagina del quotidiano eh, il messaggero, eh, primo maggio alla Frasca e alla Marina, questo il eh, titolo del eh, messaggero, oh, almeno mille persone hanno fatto la scampagnata alla Frasca, non sono mancati gli incivili, tanto per cambiare, rifiuti lasciati sui prati e atti di teppismo eh, invece, mh, e, e invece tutto bene alla Marina per il eh, concertone, questo Uh, è quanto uh, scrive anche il quotidiano uh, Il, quotidiano il uh, Messaggero. Di concertone se ne parla uh, sulla, uh, sul quotidiano La Provincia, uh, eccolo qua infatti il uh, titolo uh, uh, con uh, May Day, primo maggio speciale a Piazza Betlemme, questo è il titolo, il sindaco Piero Di Dei ha annunciato anche la nuova uh, discoteca, questo è quanto scrive. Ehm, il eh, quotidiano oh, La Provincia su questo argomento andiamo a vederlo anche eh, nella pagina interna mm, Tidei dal palco del Maidei annuncia la nuova eh, discoteca eh, e il primo cittadino ospite d'onore del concertone del primo maggio che ha animato eh, piazza Betlemme questo appunto è quanto scrive il eh, quotidiano eh, La Provincia restiamo comunque nell'ambito della cultura e della musica perché ad esempio c'è quest'altra iniziativa, La storia delle note alla conquista del Traiano. Questo il eh, titolo, il musical, il musical di Remo Vinci Guerra, riadattato per i bambini grazie alla scatola sonora e agli amici della musica. Prezioso il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di eh, Civitavecchia a questa interessante iniziativa che eh, vi presentiamo attraverso queste interviste. Vediamo. Un musical sicuramente molto interessante soprattutto anche per gli attori e i personaggi, i protagonisti principali, parliamo di bambini? Assolutamente, parliamo di bambini come tutto, tutto lo spettacolo è stato fatto con, eh, per protagonisti di bambini. Eh, anche gli attori che vengono in scena, insomma abbiamo otto piccole note eh, che è, rallegreranno con la, loro, con la loro recitazione insieme al, al coro eh, tutto quanto lo spettacolo, quindi un, un progetto proprio per i bambini. Ecco. Ecco, infatti abbiamo visto che è un'opera che è stata riadattata anche a livello musicale proprio per permettere ai bambini di utilizzare quegli strumenti musicali che loro conoscono. Assolutamente sì, lì ha fatto un lavoro meraviglioso Maria Letizia Beneduce che l'ha ripensata questa quest'opera e ha permesso sì ai bambini di conoscere eh, la musica classica nella maniera più, più gloriosa, più bella, più anche formativa, se vogliamo. Un evento, quello dell'8 maggio, dal duplice aspetto, da una parte i bambini si avvicinano alla musica, dall'altra un'opera, un, un musical dedicato all'Adamo. Sì, indiscutibilmente è un progetto importante, prima perché riguarda i bambini e si sa la fondazione quanto è attenta all'educazione all e alla formazione dei bambini. Lo ha sempre fatto, adesso è addirittura titolare di un asilo, quindi tiene ancora di più a questo discorso, affinché poi vengano in qualche modo questi bambini coinvolti, eh, chiaramente deve essere un fatto per loro ludico, divertente, non deve essere un impegno perché a quell'età sarebbe veramente un peso che non servirebbe a niente, a imparare un qualche cosa, ad assorbire un certo tipo di cultura che è quella musicale e a sapere soprattutto che quello che si fa di fronte a tante persone serve ad altre persone che stanno peggio di loro. Questo penso che sia un segnale importante da dare ai bambini, proprio in quell'ottica che noi portiamo sempre avanti del rispetto nei frutti degli altri, del rispetto verso chi soffre, verso chi è più debole e penso che sia valido questo progetto proprio perché, come diceva lei all'inizio, ha questo duplice aspetto un aspetto ludico, musicale e di cultura sicuramente e dall'altra parte un aspetto di insegnamento a quelli che sono i valori importanti della vita che faranno di questi bambini un domani dei cittadini responsabili e consapevoli di quello che c'è intorno a loro, senza esasperare, ma sapere che c'è una realtà un po' diversa da, da quella che vivono le loro famiglie e che purtroppo potrebbe capitare anche nelle loro famiglie situazioni del genere e quindi essere pronti ad aiutare gli altri perché un domani potrebbe servire anche a loro. Diamo un'occhiata al meteo prima di andare a vedere appunto la pagina dello sport. Lo facciamo come sempre con eh, Il Messaggero, che ogni venerdì propone appunto questo articolo dove si parla eh, della, eh, del meteo per il weekend. E secondo appunto il meteorologo del eh, Messaggero, oh, con la tramontana torna. E con la tramontana ci sarà sole e meno umidità. Questo eh, è quanto prevede, appunto, il meteorologo del Messaggero per. Il prossimo weekend, eh, andiamo invece adesso alla pagina sportiva, come vi dicevo, perché naturalmente in primo piano c'è il tennis. Si va verso la conclusione del eh, torneo internazionale Tirreno Power, vediamo come stanno andando le cose con il titolo che troviamo sulla pagina del quotidiano Il Messaggero: Tennis Dentone vince il derby azzurro, Floris battuta. Con 6-0-6-3 un risultato piuttosto netto a favore della Dentoni. Titolo che troviamo naturalmente anche sulla pagina del quotidiano La Provincia. Eccolo qua, andiamolo appunto a vedere. Alla Dentoni il derby con la Floris. Questo è è quanto scrive appunto il quotidiano ehm, La Provincia, eh, siamo andati a vederlo questo derby con le nostre telecamere e con i nostri microfoni, abbiamo anche intervistato eh, la protagonista, vediamola questa intervista Ora allora, siamo con Corin Dentoni al termine del derby contro la Floris, una partita che in città era molto attesa ma in realtà è stata più facile del previsto Uh, sì, diciamo che è la terza volta che giochiamo in due anni contro, siamo anche tra l'altro molto amiche, quindi in teoria sì doveva essere una partita molto complicata, poi lei ha fatto tanti errori soprattutto sì. all'inizio del secondo set e all'inizio anche del primo e quindi mi ha dato la spinta poi per avere coraggio di spingere e di fare il mio gioco. Ci hai giocato molto regolare, hai sbagliato pochissimo e adotterai questa tattica anche nel prossimo match oppure pensi che varierei qualcosa dal tuo punto di vista, dal tuo gioco? Uh, diciamo che il mio gioco è comunque essere abbastanza regolare in campo e spingere al momento giusto. Poi soprattutto con Anna, insomma ormai la conosco da tantissimi anni, so che la tattica giusta è tenere, tenere, perché lei tira molto forte, e poi al momento buono appunto entrare. Cercherò di continuare a fare questo gioco, ora dipende anche un po' dalla mia avversaria, ecco, quali saranno i suoi punti deboli. Adesso punti al torneo visto che sei quarti. Beh sì, punto a ogni partita, più che al torneo. Quindi facciamo step by step come dico. Posso sì, sì sì sì. Non mi voglio preoccupare di dover vincere, vediamo come va domani. E noi naturalmente continueremo a seguire questo Tirreno Power, giunto alla nona edizione di questo torneo internazionale femminile di tennis. Vediamo però anche le altre notizie di sport, perché c'è ad esempio anche il calcio in primo piano sui giornali. Ovviamente, non manca mai il calcio con il Tolfa che sfiora il colpaccio in casa della compagnia portuale. Finisce 1 a 1, questo è il titolo scelto dal quotidiano Il Messaggero. Per per parlare di questa partita con i collinari che vanno in vantaggio con Marconi nel finale il pareggio di Bevilacqua. Poi impresa del Santa Marinella che invece espugna Maccarese 2-1 e eh, si salva. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano il messaggero su questo argomento che troviamo anche sulla pagina del quotidiano, eh, del quotidiano La Provincia, anche se qui però si parla dello stesso campionato, eh, ma eh, del fatto che il Cerveteri a, a questo punto festeggia il passaggio in eccellenza. Era proprio la compagnia portuale la eh, maggior candidata a cercare di rovinare questa festa che però sembrava già annunciata, il Cerveteri invece è diventato decisamente forte ed ha meritatamente vinto questo campionato di eh, promozione. Poi eh, il basket anche sul eh, quotidiano eh, la provincia. I playoff stasera alla Ricucci c'è cioè la gara 2 della Stemar per eh, quello che riguarda appunto il primo turno di eh, play-off. Eh, e poi andiamo ancora sulla pagina del eh, quotidiano. Il messaggero, perché anche qui troviamo una notizia di basket, anche se però riguarda eh, la uh, Valentino Santa Marinella, Valentino eh, che eh, è in finale e sfida Civitanova stasera. Invece la Stemarra, come abbiamo visto, affronta la Latri eh, per quel che riguarda il primo turno della, eh, dei play-off di Serie C. Eh, e questo è anche eh, tutto per quel che riguarda la prima parte del nostro, eh, della nostra rassegna stampa dedicata, come avete visto, ai quotidiani su carta stampata. Nella seconda andremo a vedere che cosa propongono invece i quotidiani telematici, lo faremo come sempre dopo questo piccolo spazio pubblicitario, ci vediamo subito dopo, a tra poco.